Buongiorno e bentornati a Galeno News. Oggi parleremo delle patologie del ginocchio. Lo facciamo con il professor Sandro Rossetti. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Patologie del ginocchio. Quali sono le più frequenti a seguito di traumi sportivi e non sportivi? È un mondo immenso, non so da dove cominciare. Quelle comunque, più frequenti. Il ginocchio era ritenuto qualche anno fa la tomba dell'ortopedico. Perché, bella definizione. Ma lo era veramente. Se ci ricordiamo Francesco Rocca, chi è che non si ricorda? Come uno no? Dei più grandi campioni del calcio romano e nazionale, che purtroppo ha smesso di giocare per un trauma importante al ginocchio. Oggi questo non accade più, o diciamo non accade quasi più, perché dall'avvento della chirurgia artroscopica ha modificato completamente la chirurgia del ginocchio. Ecco, per che quanto cos'è riguarda la chirurgia artroscopica in pochissime parole? Questi nasce, sono alcuni degli sport, questi, no? Questi professore? Sono alcuni dei traumi che si verificano sui nostri campi, dal rugby al calcio ad altri sport. Comunque questo è un trauma su un grande campione che per fortuna non si è rotto il crociato, ma con un trauma questo del genere potrebbe il crociato essere uno dei casi. Questa è una lesione, è un trauma che può provocare la lesione del crociato. Comunque la chirurgia artroscopica, stavamo dicendo, ha cambiato tutto nel mondo dell'ortopedia riguardante il ginocchio. Nasce come un'indagine, nel senso, prima si è cominciato a guardare dentro per fare la diagnosi, certo. Poi ci si è reso conto che si poteva andare oltre. E lavorare dentro il ginocchio, e si è cominciato a risolvere il problema più banale, quello del menisco, certo. Oppure quello di una lesione della cartilagine che può essere pulita o meno. Andando avanti ci si è impegnati ancora di più e si è arrivati a ricostruire il legamento crociato anteriore o posteriore o ambedue in contemporanea. Tutto questo rende molto più rapido l'intervento, molto più rapido i tempi di recupero, molto più efficiente il trattamento, perché una cosa è che lei incida la cute, incida, certo, la capsula articolare e entri dentro con uno strumentario invasivo come si faceva una volta. E un conto invece è entrare con un... Una cosa è entrare attraverso due o al massimo tre forellini di 4 mm ciascuno e andare a lavorare lì dentro senza andare... Minimo danno estetico anche? Danno estetico, ma danno anatomico. Fisioterapia anche, certo. Perché non incidendo la capsula non si creano tutta quella serie di danni iatrogeni legati all'intervento chirurgico, certo, che comunque poi non sempre si ripristinano. Professore, abbiamo parlato di lesione del crociato, anteriore e posteriore. Quella più frequente sicuramente è quella anteriore. Quella anteriore è l'86% delle lesioni di legamento. La ricostruzione del crociato avviene attraverso una tecnica totalmente endoscopica. Può avvenire utilizzando sia il tendine rotuleo sia altri legamenti. Questa che vediamo, per esempio? Questa che vediamo è la preparazione di un ginocchio all'impianto di un neolegamento. Nel senso, abbiamo effettuato il prelievo del tendine, vedremo anche delle immagini successivamente che ci permettono di farlo passare. Ecco, qui stiamo preparando quella che noi chiamiamo la gola, dove poi andiamo a fare i fori per far transitare il nuovo trapianto. Questi sono tutte tecniche, questi sono materiali di fissaggio del nuovo legamento. Questa è una vite che serve a dare stabilità al nuovo impianto, è una vite biologica, bioriassorbibile, che l'osso digerirà e trasformerà in osso. Come vedete, queste sono tutte viti bioriassorbibili nel giro di un anno e mezzo al massimo. Cioè questa vite noi la mettiamo, ma poi scompare. E poi col tempo poi scompare. Si integra totalmente nella struttura dell'osso. Ecco. Stavamo dicendo che noi possiamo usare il tendine rotuleo, però possiamo usare altri legamenti, che sono il legamento gracile o il semitendinoso, che hanno lo stesso effetto del rotuleo, solo che non hanno il prelievo con la bratta ossea. Comunque questi sono aspetti tecnici molto,
molto sofisticati che forse non a interessano chi ci gli ascolta. spettatori. Allora, Però professore, comunque quello che volevo dire è che i tempi di recupero sono brevissimi. certo. Un secondo, tempo delle news e poi torniamo a parlare con lei dell'artroscopia del ginocchio. Ok. Prima notizia, mangiare arachidi e in generale frutta secca durante i 9 mesi di gestazione riduce il rischio per i nascituri di sviluppare l'allergia a questi alimenti. I figli di donne non allergiche che durante la gravidanza avevano consumato le quantità più alte di arachidi, mandorle, noci e così via, hanno il rischio più basso di sviluppare reazioni avverse a uno di questi alimenti. Seconda notizia, invece, le palpebre, guance cadenti, borse sotto gli occhi, rughe, sono tutti questi segni lasciati dalla combustione del tabacco sul volto dei fumatori. In altre parole, il fumo favorisce l'invecchiamento precoce della pelle e del viso. La dimostrazione definitiva di questo effetto deleterio arriva da uno studio che ha previsto di mettere a confronto il volto di fratelli gemelli con abitudini diverse rispetto al consumo di tabacco. In particolare, nelle coppie di gemelli di cui uno dei due fratelli fumava almeno da 5 anni rispetto all'altro, si è riscontrato un peggioramento delle borse e della pelle in generale. Terza notizia, parliamo di staminali. Le staminali sostituiranno il trapano del dentista e anche la parola devitalizzazione potrebbe essere destinata ormai alla pensione. La medicina rigenerativa rischia di rivoluzionare la professione dentistica nel giro, si dice, dei prossimi 10 anni con l'avvento di tecniche a base di staminali. Le baby cellule prelevate dai denti degli stessi pazienti sono già in grado di ridare al dente malato la forza perduta a causa di carie e altre infiammazioni. Passiamo, torniamo a parlare di come si esegue questa artroscopia. Abbiamo L'artroscopia detto si esegue un taglio minimo, inseriamo, prepariamo sì, un. Sì, allora si esegue in genere in anestesia locale per tutto quello che riguarda le tecniche che portano al trattamento del menisco, della cartilagine o di qualsiasi altra cosa che non sia l'impianto di un crociato. Perché l'impianto di un legamento crociato comporta la creazione di tunnel ossei. È impossibile in anestesia locale anestetizzare l'osso, per cui lì utilizziamo delle tecniche di anestesia periferica che possa essere o epidurale o spinale, comunque con un giorno di ricovero il problema si risolve anche per quanto riguarda il crociato. L'inizio, volevo parlare di una tecnica che si sta sviluppando, io sto utilizzando ormai da 5 anni in Italia, che è quella di utilizzare i tendini provenienti dalla banca dell'osso, perché questi hanno dei tempi di integrazione, ma principalmente di recupero per il paziente molto brevi, più rapidi. Perché? È molto semplice, non effettuiamo il prelievo sul paziente, per cui il paziente nella fase post-operatoria non ha né dolore, né fastidi, né gonfiori. Può iniziare la fisioterapia 48 ore dopo l'intervento, per cui i tempi di recupero si abbreviano molto e oltretutto non c'è nessun dolore nella fase postoperatoria, perché non esiste l'infiammazione certo da prelievo. Questa tecnica che si sta diffondendo, oramai negli Stati Uniti esistono delle strutture ospedaliere che utilizzano solo questa tecnica, ci sta dando dei risultati eccellenti, specialmente per un professionista il quale non può dedicare tempo alla riabilitazione e deve tornare a lavorare nel giro di una settimana, 10 giorni. Questo è l'unico modo per tornarci immediatamente e poter risolvere contemporaneamente il proprio problema. Quindi i tempi di recupero si abbreviano notevolmente. Si abbreviano in modo notevole. È chiaro che una lesione del crociato, un intervento sul ginocchio e tutta una serie di traumi che si possono verificare porta progressivamente all'invecchiamento del ginocchio. E qui andiamo a parlare l'artrosi, del mondo dell'artrosi, che è purtroppo una piaga che colpisce tutti noi a livello di tutte le articolazioni. Parliamo della colonna, parliamo della spalla, parliamo della caviglia, parliamo del ginocchio, parliamo dell'anca. Il ginocchio è un'articolazione molto colpita, perché come potete immaginare queste sono stavo sì, vedendo vediamo le immagini immagini se alle possiamo mie spalle, metterle sì, vediamo. Però queste sono immagini che continuano a parlarci della ricostruzione del legamento crociato. Comunque, per quanto riguarda il mondo della protesica, anche qui c'è stata un'evoluzione impressionante, nel senso che negli ultimi 10 anni sono cambiati
i materiali, sono cambiati i design, sono cambiate le capacità di scivolamento. Possiamo mostrare la... Lo dobbiamo alzare, se lo prende lei, professore, no, lo prendo così io in mano, inquadriamo naturalmente in quella camera. Eccolo qua. Ecco, questo è un ginocchio con una protesi di ginocchio. Quando la cartilagine ha finito il suo iter lavorativo, cioè si è consumata, come è naturale che si consumi, si consumano le gomme di una vettura, si consumano anche le articolazioni, le cartilagini delle certo. nostre articolazioni, dobbiamo ricorrere alla... praticamente noi mettiamo una mascherina metallica che vada a coprire la parte danneggiata della nostra cartilagine. Per cui questa è un ginocchio che ha subito un impianto di protesi, ma stavamo dicendo che sia i metalli, sia i disegni, sia le caratteristiche di scivolamento di questi materiali sono migliorate. Professore, quanto durano? Ecco, lo sapevo che lo in un minuto, l'ultimo minuto, durano? Noi possiamo dire che oggi queste protesi, se impiantate bene, durano tranquillamente tra i 15 e i 20 anni. E poi si possono sempre sostituire, ecco, su infatti, questo è non c'è dubbio, si sostituiscono con delle protesi di revisione che hanno altrettanta durata. Per questo oggi noi impiantiamo protesi anche a soggetti relativamente giovani, perché con una protesi come questa possiamo tornare anche a fare 10 della secondi. A chi è consigliata la protesi sportiva? Del ginocchio in questo senso? Cioè, chi a ha tutti dei danni coloro, ormai... A tutti coloro che hanno dei danni irreversibili e che non risolvono il loro problema né con infiltrazioni di cortisone che oramai non si fanno più, né di acido ialuronico che si fanno sempre meno, né con il gel piastrinico che è l'ultimo ritrovato del settore e che sta dando degli ottimi, splendidi risultati. Professore, torniamo sicuramente a parlarci, a parlare delle protesi sì, del ginocchio. Sì, perché abbiamo parlato troppo velocemente, troppo sinteticamente di un argomento che credo sia... Sì, assolutamente. Sia no, più che altro è di grande interesse a chi ci ascolta a casa. Eh sì, perché purtroppo... Uno è spaventato. La vita si allunga. Bravo. Questa è una soluzione, non è una condanna. Giusto, giusto. Grazie professor Sandro Rossetti, grazie. Torneremo a parlare delle protesi, grazie a voi che ci avete seguito. E adesso è il momento di aprire la nostra finestra sul mondo della ricerca. In collegamento dall'Università di Torino, la ricercatrice Barbara Stella. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, qualche mese fa ad Amsterdam lei e il professor Luigi Cattelli, insieme ai colleghi dell'Université Paris Sud, siete stati insigniti del European Inventor Award nella categoria ricerca per un'invenzione, devo dire, sbalorditiva, cioè un nanofarmaco in grado, in teoria, di aggredire il cancro, giusto? Esatto, sì. L'invenzione infatti consiste in un nuovo tipo di sistema per veicolare dei farmaci nell'organismo. In pratica si tratta di nanoparticelle squaleniche, dove le nanoparticelle sono di fatto dei sistemi molto piccoli, con un diametro che è inferiore di 70 volte rispetto a quello di un globulo rosso, costituite da squalene, che è una molecola che si trova abbondantemente in natura, anche nel nostro organismo, e quindi non presenta problemi di tossicità. E questi sistemi sono in grado di fatto di raggiungere l'organo bersaglio, favorendo così un'azione selettiva del farmaco. Ecco, quali sono le caratteristiche, dottoressa, di questa molecola? Lo squalene infatti è un precursore del colesterolo, quindi precursore anche di tutti gli ormoni, ed è in grado di essere legato facilmente con un farmaco e permette quindi di formare queste strutture nanoparticellari. Ecco, questa scoperta apre quale strade, quale prospettiva, dottoressa? Apre molte strade di fatto, perché è possibile legare allo squalene diversi farmaci. Noi ci occupiamo soprattutto della terapia antitumorale, dove gli effetti collaterali chiaramente possono incidere molto sulla qualità di vita dei pazienti. Quindi il nostro scopo è quello di aumentare la quantità di farmaco che appunto raggiunge l'organo interessato dalla patologia. E in questo modo sarebbe appunto possibile diminuire anche le quantità di farmaco che vengono somministrate. Ecco, come dottoressa state affinando la vostra ricerca? Cioè, la ricerca naturalmente va avanti, quali altri obiettivi vi state ponendo? Dunque, noi adesso ci stiamo interessando ad una delle
tipologie di tumore che presenta un elevato tasso di mortalità come quella del pancreas, e quindi stiamo cercando di mettere in superficie a queste nanoparticelle delle molecole in grado di riconoscere in maniera selettiva queste cellule malate. E questo lo stiamo facendo in collaborazione sempre con l'Università di Parigi Sud, che è il nostro partner appunto da diversi anni, e l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. Quindi cerchiamo di diciamo, aumentare la selettività di questi sistemi. Ecco, dottoressa, mi viene da pensare, da dire che insomma state cercando anche dei sostegni da parte della ricerca italiana, no? Ecco, questo è un punto fondamentale perché inizialmente diciamo, la collaborazione ha potuto contare sui fondi delle due università, ma quando si è trattato poi di depositare il brevetto e quindi di estenderlo a livello mondiale, l'università italiana non era più in grado di sostenere le spese e quindi abbiamo dovuto purtroppo cedere la titolarietà della nostra parte italiana al CNR francese che ha potuto invece sostenere le spese. E quindi il nostro, diciamo, obiettivo adesso è di continuare questa collaborazione che appunto ha portato a questi risultati, però ottenendo anche qualche supporto finanziario da enti pubblici, ma anche privati Certo. italiani, in modo da poter continuare. Dottoressa, in 10 secondi, queste molecole sono state testate solo su animali, ci dà qualche speranza? Allora, i test sugli animali sono stati veramente molto incoraggianti e quindi sono programmati gli studi sull'uomo. Si tratta a questo punto di trovare i finanziamenti per sostenere questi studi che sono molto costosi e poi nel giro di, se tutto andasse bene, di 7-8 anni si potrebbe arrivare ad avere un farmaco sul mercato. Grazie dottoressa, ci tiene aggiornata? Certo, senza dubbio. Grazie dottoressa Stella e naturalmente grazie a voi che ci avete seguito a Galeno News, l'appuntamento è sempre alle ore 9 dal lunedì al venerdì, non mancate.